días a todos. Bienvenidos. Buonasera a tutti, benvenuti alla quarta sessione di Visioni contemporanee della poesia. Visioni contemporanee della poesia è inserito in un progetto più grande che si chiama Poeti in parallelo, Poesia e Comunità, organizzata dall'Istituto Cervantes in collaborazione con Cube Art. Qui abbiamo la direttrice artistica con noi e insieme alla Casa della Poesia di Milano. E abbiamo qui Amos Mazio, che è il segretario. In questo progetto, Poeti in parallelo, mettiamo in relazione 60 poeti, 25 cubani, 25 italiani e 10 giovani poeti spagnoli che sono stati invitati a far parte di questo progetto, che è iniziato il 20, il giorno prima della Giornata Internazionale della Poesia, e durerà un anno. Terminerà con la pubblicazione di un'antologia virtuale e cartacea delle 60 poesie. E per tutto quest'anno svilupperemo una serie di attività in collaborazione con questi 60 poeti. Oggi, come vi dicevo, è la quarta sessione e abbiamo come moderatore Amos Mazio, che è stato anche il curatore della parte italiana del progetto, quindi lascio la parola a Amos. Bene, benvenuti, sono molto contento di questa opportunità di far incontrare davvero dei poeti dal vivo, per cui in diretta. Tra l'altro ci sono anche state ieri delle curiose inconvenienti, speriamo che non succeda oggi. È arrivato un troll con della musica così, no? Quindi speriamo, potremmo anche essere interrotti, vediamo come va, il bello della diretta. Sono quattro i poeti di oggi, appunto sono due poeti spagnoli, due poeti italiani. È la quarta puntata di queste Visiones. Tra l'altro è curioso perché alcuni sono veramente giovanissimi. La domanda delle domande è questa, più o meno: dove va la poesia adesso, nel XXI secolo, ma soprattutto poi nella vita di ciascun poeta? Quindi chiederò a ciascuno di loro di rispondere più o meno a questa domanda, magari modulandola un po' sulla propria esperienza, anche perché questa sera la poesia si intreccia nell'esperienza di vari poeti con altre arti, la musica, il cinema, e quindi essenzialmente sono linguaggi che si possono parlare. E io inizierei con Berta García Faet, no, Lady First, con prima gli ospiti internazionali, che è stata nella nostra tapas del 22, due giorni fa. Oggi, nella tapas di oggi, invece, c'era Paolo, giusto oggi, nella tapas di oggi. Mario Obrero, invece, ha aperto la prima tappa di domenica. E Gaia, anche lei, era di più insieme a Berta. Quindi si sono già incontrati virtualmente con queste tapas. Berta è autrice di diversi libri, cito Los Salmos Fosforitos e La Edad de Mereser. La poesia che ha tradotto, che ha letto nella nostra Tapas Poeticas, era una poesia narrativa, no? Era un poema sopra il rio Leteo. E allora vi chiedo anche, le chiedo, nel senso della poesia, c'è anche quello della narrazione, del racconto, del documento, ecco, quindi a cosa può servire la poesia, anche in questo senso. Bueno, muchas gracias Molte grazie a Amos e Carmen per avermi invitata. Mi fa estremamente piacere essere qui con tutti voi. E grazie per la domanda anche. Per me la poesia, la scrittura in generale, non faccio tanta distinzione tra poesia e narrativa, è una pulsione, ha a che fare con l'aspetto psicologico, corporeo, con un'attività che faccio, svolgo da sempre in modo piuttosto spontaneo. Non do un grande peso filosofico che va oltre alla materia che è il linguaggio, per cui il pensiero, giocare con il linguaggio vuol dire giocare con il pensiero. E questo.
Però ecco, dicevi che non è tanto importante la forma di prosa o di poesia, però immagino che una poesia abbia una caratteristica diversa rispetto a una prosa narrativa. Avrà una, non so, una densità maggiore, avrà un ritmo. Ecco, qual è il tuo rapporto con il verso, allora, no? Con l'andare a capo, che è una delle questioni dibattute. Bueno, il punto di parte mi pare molto interessante. L'andare a capo mi sembra molto interessante. In realtà per me la poesia, ma credo che in generale che siamo tutti d'accordo sul fatto che sia un genere letterario con una tradizione, una storia, alcune convenzioni, dei modelli, ma alla radice credo che preferisco parlare di funzione poetica e mi sembra che la funzione poetica del linguaggio sia nella narrativa, nella poesia, nel teatro, in diverse arti, e per me la funzione poetica ha a che fare con l'attenzione molto dettagliata al linguaggio e al gioco, alla sperimentazione con il linguaggio. Quindi sì, storicamente la poesia lirica non è necessariamente narrativa, forse lo è di più l'epica, però mi sembra che oggi tutto si possa mischiare. A me piace molto la poesia narrativa e la narrativa poetica. Ti ringrazio perché anch'io credo che sia molto importante, cioè, anzi, la missione della poesia sia proprio lavorare con la lingua, quindi assolutamente l'attenzione al linguaggio. Allora adesso passo a Gaia Formenti, poi avremo modo comunque di rispondere eventualmente sulla base degli stimoli delle risposte degli altri amici poeti, no? Gaia Formenti, oltre che poetessa, è anche narratrice, ha pubblicato 2 romanzi brevi, ma è anche autrice e regista cinematografica. E allora viene da sé, no? La domanda al rapporto tra la lingua, il linguaggio e le immagini e il montaggio dei versi. Non so se ci può, se c'è un, può esserci una relazione col montaggio, non so, di un cortometraggio, di un cinematografica. Quindi, e qual è il ruolo, il rapporto della poesia con il tempo di oggi? Poi puoi spaziare nella risposta, naturalmente, poi puoi dirmi anche cosa hai mangiato oggi a pranzo, se vuoi. Allora, innanzitutto grazie mille, mi fa davvero molto piacere di essere qui e di poter condividere anche a distanza questi piccoli pensieri. Vedo già che siamo uniti dai capelli, comunque, tutti. Voi! Da dei capelli notevoli. Molto No, invidioso. per me la poesia è sempre stata, una volta mi è capitato di definirla una specie di malattia sonora dello spirito. Per me ha veramente tantissimo a che fare col suono, con la musica e col dialogo, perché ho la sensazione sempre, ho avuto sempre la sensazione che fosse un dialogo aperto, soprattutto con i morti, ma anche con i vivi, ma in ogni caso un dialogo con qualcuno che è lontano nello spazio, nel tempo, e che è un dialogo che chiede di essere continuato. Ho sempre avuto questa sensazione. E in questo sono molto d'accordo con quello che dice Berta, cioè la questione del linguaggio è importantissima, nel senso che ho sempre avuto la sensazione che con la poesia si potesse torcere il linguaggio, si potesse in qualche modo rinominare le cose, in questo continuo fare e disfare del mondo, perché il linguaggio, quello funzionale che normalmente usiamo, è ingannevole, non rappresenta mai quello che vorremmo davvero dire, e quindi c'è questa impossibilità di fondo di nominare le cose, di significarle. La poesia per me ha questo ruolo veramente appunto di indagare questo buco che c'è fra il linguaggio e la realtà che non si potrà mai colmare. In questo senso, forse la poesia buca anche la contemporaneità, è qualcosa che fa resistenza allo scorrere del tempo, a questo futuro che ci viene addosso sempre più violentemente. Ed è quasi una forza fisica, mi verrebbe da dire. Prima Berta parlava di funzione, mi viene da dire quasi come se fosse una specie di forza di fisica quantistica, potrebbe far parte di una formula quasi, no, della nuova fisica, perché ha questa
ha dentro di sé delle forme anche contraddittorie. E ho sentito negli interventi precedenti degli altri giorni parlare di anche di contraddizioni che la poesia contiene in sé, perché la poesia può essere solitaria, ma allo stesso tempo comunitaria, può essere uno scavo lento che avanza nel tempo lentamente, ma può essere anche immediata, può essere un lampo che mentre scriviamo o leggiamo ci raggiunge in maniera istantanea, può essere orale o può essere scritta. Ho la sensazione proprio che sia questa sua caratteristica sfuggente, questo suo essere un processo in continuo farsi, che la rende molto simile alla vita stessa, che è un po' innominabile. Come quella pantera di Dante, che è la lingua che lui deve inseguire e non trova mai. Grazie Gaia. Allora io adesso chiedo a Mario Brero, così giovane, che io l'ho visto oggi, che quando ho pubblicato il mio primo libro lui aveva un anno, il che mi fa sentire molto meno giovane di quanto mi senta di solito, però devo dire è precocissimo, perché è maggiorenne quest'anno, per cui davvero raggiunge, non so se l'ha già compiuto i 18 anni, che dobbiamo finire prima di mezzanotte, prima che poi non possa andare in onda. 17 del momento. 17, ecco, per cui quindi non, quando bevi solo Coca-Cola e nessuna cerveza, quindi abbiamo fatto il tapas alcoliche alle 5. Però ha già due raccolte poetiche alle spalle, ma quello che è interessante, che ho trovato interessante, è che ha degli studi musicali alle spalle, quindi di chitarra. E allora la mia domanda cade su quello. Beh, naturalmente, che senso ha la musica, no? Che senso ha la musica e che senso ha la poesia per te, e in che relazione stanno? E dal tuo punto di vista, a che cosa serve? Perché che la poesia serva è sicuro, poi devi vedere a che cosa e a chi, no? Ma che cosa serve per te? Muchas gracias, Amos, por tu pregunta. Molte grazie, Amos, per le domande e a tutti voi che mi state accompagnando. Non so cosa voglia dire stare oggigiorno, però siamo sicuramente in comunicazione. La poesia è quella cosa che per sua natura non ha bisogno di una definizione, non entra nel campo delle definizioni, non deve venire un accademico a scrivere un lemma di dizionario, perché la poesia illumina, come la luce scappa dalle definizioni. Posso avventurarmi a dire cose più o meno ragionevoli. Credo che se parliamo dal luogo dove succede la poesia, è un luogo di accettazione della collettività umana, di un orizzonte, di un avvenire che è solo utopia. In un mondo in cui siamo carne di obblighi arcaici, di norme che non comprendiamo, la poesia non è questo spazio di obbligo. La poesia non entrerà mai nella dialettica del potere, deve essere la ribellione, la ribellione della bontà e della bellezza anche. Credo che anche per questo la poesia si debba scrivere dal luogo piccolo dell'umiliato, del vinto, e perlomeno così, questo credo io. La poesia non si scrive nelle filiali delle banche. Credo che al contrario la poesia debba essere scritta, per esempio in Spagna, dalle fosse comuni, e nel vostro paese, in Italia, dai monti, dalle montagne, dove si continua a sentire la canzone dei partigiani antifascisti. Non sarebbe possibile pensare ad Antonio Machado scrivere i suoi versi in conjuro o allegria a 20 anni in carcere. Tenendo questo in considerazione, credo che la poesia scappi dalla visione attuale del tempo, di quel tempo in cui il futuro è confinato dietro mura di pietra e il presente è astratto, mentre il futuro è, cioè quello verso, è ciò verso cui corriamo, spargendo le monete che abbiamo nelle tasche. Credo che la poesia sia una materia viva, organica, utile e necessaria, e in futuro
e dobbiamo vedere il futuro come ciò che è nelle nostre mani, che dipende dalla nostra costruzione, dalla nostra voce. La poesia ha molto chiaro questo messaggio. Insomma, una poesia, da quel capito, anche militante, no? Perché insomma, che deve combattere per difendere quello a cui teniamo. E, il collegamento con Paolo Cerruto, beh, oltre che è giovanissimo anche lui, vive a Milano, vive e lavora nell'editoria, ha fondato, quindi è impegnato nello sviluppo della poesia in collettivo, Tempi Diversi, e anche segretario di un premio poetico, e la sua prima raccolta è relativamente recente, del 2018, Poetically Scorrect. Allora, anche lui ha a che fare con la musica. E allora la domanda è più o meno la stessa, quindi che rapporto c'è tra questa arte e la poesia, ma poi più in generale, appunto, l'utilità della poesia. Sto pensando, c'è chi ha detto anche nei giorni scorsi che è una educazione alla complessità, perché un linguaggio, perché non deve essere per forza immediata, o deve essere immediata. No, c'è anche un dibattito su questo. Se è un confronto personale o è un confronto con gli altri. Cosa ne pensa Paolo Cerruto? Eccomi, grazie Amos per la domanda e a tutta l'organizzazione per l'invito. È un piacere essere qua e ascoltare dei poeti davvero dall'altra parte del mondo. E ero stato a Cuba qualche anno fa e ho avuto la fortuna di conoscere un poeta, Omar Perez, che tra l'altro mi è piaciuto molto conoscerlo perché ha questa dimensione pubblica della poesia che appunto anche io col nostro collettivo provo a perseguire. Con Tempi Diversi in questi anni abbiamo organizzato letture tra le cabine telefoniche che stavano rimuovendo, tra i monumenti che non significano niente i monumenti, però noi provavamo a dargli voce, quindi a risignificare anche lo spazio della città. E, mi trovo con con tutte le cose che hanno detto i ragazzi prima, perché appunto credo che, certo, la poesia è un genere letterario con la sua storia, la sua tradizione, però appunto la sua forza e il suo ruolo è quello di essere appunto anche nelle piazze, nelle strade, dove possa avere un significato veramente importante per le persone. E credo che la funzione della poesia oggi, al di là del gioco, della sperimentazione, sia appunto rimanere indomita, sfuggente, come diceva anche Mario prima, e creare comunità appunto. Quindi una delle cose più importanti, secondo me, è la possibilità di ricordarci che noi possiamo mettere le parole nell'ordine che vogliamo, abbiamo un'estrema libertà in questo. Una cosa che è sempre più difficile in un linguaggio compresso dai social, dai meme, o comunque da una compressione in generale del pensiero. La libertà della poesia è quella appunto di mettere una parola dopo l'altra, come possiamo fare continuamente, ma non facciamo. E niente, quindi ripasso la palla agli altri e grazie per queste suggestioni. Vabbè, quindi diciamo che mi sembra che sulla necessità e sull'utilità della poesia siamo tutti d'accordo, e anzi anche su una certa attualità della poesia, del linguaggio poetico, anche e nonostante il mondo contemporaneo sia molto veloce, sia molto digitale, informatico, sintetico, memetico, o twitteretico, no? Allora, tanto non so se nel frattempo, ecco, voi avete pensato a degli spunti che i vostri amici hanno dato, potete rielaborarli. Intanto vi chiedo di leggere una poesia o due, ecco, se sono brevi due, se una è più lunga, e poi se c'è tempo ne facciamo eventualmente un secondo giro, oppure finiamo, diciamo, una discussione su questo argomento. Riprenderei dall'inizio, riprenderei da Berta. Bueno, pues muchas gracias. Me han encantado las intervenciones y estoy muy... Grazie. Gli interventi mi sono piaciuti molto, sono molto d'accordo con tutti. In realtà, per me la dimensione politica della poesia è vero che non è necessariamente in strada,
mi sembra che ci sia una dimensione politica della poesia che è all'interno della casa, perché anche la casa è la strada, ma ci sono diverse forme, diversi modi di mettere in pratica la dimensione della riflessione, della lotta, di critica della poesia. Personalmente rifletto e leggo meglio nello spazio privato, lentamente le leggo due volte, ma mi piace molto ascoltare come pubblico i poeti che fanno poesia per strada o i militanti. Quindi ora leggo una poesia che si chiama Poema sobre el río Leteo, che comprende una piccola dissertazione etimologica sulla parola Leteo, che è il fiume dell'oblio, e mi sembra molto interessante il segreto che conserva questa parola. El río Leteo es uno de los ríos del Hades. Las branquias tostadas del atardecer son siempre las mismas. El color del molusco llamado murice, el color del sobresalto, forra el cielo y el agua. La forma del molusco llamado murice, la forma de la peonza con espinas, imita la forma de mi corazón. Leteo significa olvido y a significa sin. Río significa río. Letella significa sin olvido y aletella significa verdad. Este cuadríptico es humillante. Philip Shando sufre un poco menos que yo, pero el coxis torcido de las noches de abril debe mencionarse. Abril me trajo mirra, codos con sangre y argot. El problema fue el nácar, porque las cosas del mundo son eternamente veloces contra mi palabra, y las cosas del mundo son infaliblemente lenguaraces en su mudez. Las cosas del mundo se arraciman en una barricada de canciones o en un dédalo de dados o de mercurio o en una puesta de sol o de largo para que no pueda encontrarlas. Auscultar y besar presuponen tacto. Las cosas del mundo se apretujan en manojos de palomillas hambrientas que resbalan entre la fruta húmeda. Cazar y saborear presuponen contextura. Una vez palpé un húmero esotérico y era tu húmero. Una vez palpé una nuca contusionada y era tu nuca. Imaginé o comprendí que tu piel es transparente. Imaginé comprender qué es la belleza. La verdad con mayúsculas fue una diosa encantadora, hija del tiempo y de la virtud con mayúsculas. Antes, la estética y la bondad iban a todas partes juntas. Mi fantasía sexual de acorralar al oprimido hubiera resultado muy erótica y moral. Di, por ejemplo, amor. Alguien pronuncia, write down your email and I'll check if you exist. Di, por ejemplo, amor. ¿Ves? Choca contra la llaga, vuela y rompe la bombilla. El mito y el azúcar se disuelven. Si fuera verdad que la verdad es un recuerdo, yo me rebelaría contra la verdad. La verdad es un terrón de moho. El recuerdo es imposible. No todo se olvida porque no todo pasa. Las cosas del mundo imitan la forma de mi corazón y tienen el color del sobresalto. Di, por ejemplo, amor. Y ya no está. Nunca estuvo. No es magia, no es traspié. Son los límites del lenguaje y del río. Tú, mueca barroca, hacia arriba y desciendes. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Gracias. Gaia, leggici la poesia che ho preparato, o anche altre, anche un'altra eventualmente. Sì. Mi dispiace tanto.
tantissimo non capire lo spagnolo. Però io sto lavorando alle traduzioni, Gaia, quindi, okay. Quindi alla fine ci sarà, perché lo dico, ci sarà il progetto continuo, ci sarà un'antologia che sarà in parte online, in parte cartacea, e quindi potremo finalmente leggere nelle due versioni. Io ci sto lavorando. Bellissimo sentirne anche solo il suono. Il suono, sì, bellissimo. Rispetto alla... Volevo solo aggiungere una piccola cosa rispetto alla questione della politica, certo. Diciamo. Io credo che in generale quello che c'è di politico nella poesia sia il fatto di prendersi cura della parola in qualsiasi modo si faccia. E in questo senso, forse per quello ragionavo mentre parlavano gli altri, ci tengo tantissimo a riesumare e a trovare quello che c'è di poetico nei linguaggi tecnici e specialistici. In particolare adesso leggerò questa poesia che tratta da questo Poesie criminali, che è questa plaquette su cui ho lavorato con i verbali di processo. Degli omicidi, degli ultimi più famosi omicidi degli ultimi 20 anni in Italia. Leggo Chiara. Probabile natura metallica dello strumento, stretta superficie battente, forbice da sarto, martello, scalpello, stasi del sangue, migrabilità totale delle macchie ipostatiche. La materia si concentra nel corpo del testo, esplodono i metadati, lungo la pianura di Garlasco crescono rilievi tanatologici. Hai misurato il pavimento con i tuoi capelli, baciato le piastrelle, respirato le trame dei divani, la tua pelle si è aperta come un tappeto sopra i gradini della cantina nel fresco la mattina di agosto. Posso leggerne un'altra? Questa era breve. Leggere un'altra, sì. Leggo quella che avete tradotto e fa un po' coppia con questa, perché questa invece prende spunto dai regolamenti di condominio. Gelosie. Nella notte hai ostruito il condotto, dilagando il soffitto, accendendo intermittente la doppia fioritura del lampadario. Al mattino ho infilato fazzoletti nelle intercapedini dei muri, ma il pavimento imbarcava acqua, finché, per regolamento, sono mutate di colore e di forma le mie gelosie. Doveva detto che gelosie è anche un tipo di serranda, una sorta di persiana, consente di guardare dall'interno fuori, ma non il contrario. La nota al testo. Mario Obrero, se c'è qualcosa che vuoi aggiungere, e poi leggici uno o due testi tuoi. Bueno, io non posso más che agradecer. Io posso solo ringraziare per tutte le cose che avete detto. Credo che ci sia molta verità nella funzione poetica del linguaggio, della musica come impulso primitivo e necessario, non solo della parola, ma in generale dell'umanità. Leggerò un poema scritto precisamente per questo incontro, che mi ha permesso di incontrarmi con due grandi poeti, con due grandi persone, con Pierpaolo Pasolini e con Federica García Lorca. En 1936, yo no regalaba claveles a las medusas pálidas. En 1975, no escuché el cacareo de las gallinas en un cementerio de coches. No por ello, mi tiempo debe ser un anhelo baldío hacia el cual correr infinitamente. Mi tiempo es la lúcida presencia del extirpado. Tierno como una tumba sin nombre, mi sueño, el sueño eterno de las ratonas y los colores. Pero no hablo de las rodajas de remolacha etrusca que hay bajo la alcantarilla,
ni hundido en una melancolía de ánforas rotas, escucho recitar al tomillo. Mi tiempo es sonido y resonancia de lluviosas alegrías. Me deshago hasta quedar como una necrópolis fenicia bajo el parking del hotel. Ahí se gestan las preguntas. No es la pregunta un problema, como no es la luna un escapulario que cuelga de las burguesas. El problema es la excesiva respuesta que con rancio deje católico dictamino sobre los trigales. Solo quiero andar entre ancianos y que Carlos sea un muchacho esbelto como la más alta rama de cualquier naranjo. Quiero pensar en lo que buscan los dedos de un pianista en las cocinas oscuras. Es la palabra salvaje entre nísperos, el mayor inconformismo. Incómoda siempre, buscando un murmullo de golondrinas, porque vivo con el privilegio metido en los huesos. Tanto que planto hierbajos por la calle y la noche se me abre como un vino tímido. No quiero ser la que cansada masca el tramuces en la puerta de los ministerios. Me acompañáis vosotros, mi tiempo. Escandalosos en los Lungoteberi, entre jirafas y barrenderos. Comprometidamente vivos en el depósito de agua y en la olorosa vejez del jacinto. Amantes del triste y de las que bajo la adobe de la historia dan de mamar a los loros. Hombres que no sois hombres, acicalando la pata de los saltamontes. A las afueras de un mundo naufragado entre máscaras. Muchas gracias, Mario. Paolo, siamo a chiusura, insomma, al termine della serata. Anche te chiedo se c'è qualche integrazione o osservazione. E poi so che tu avevi in dubbio su due poesie da proporre per questa selezione. Non so se vuoi leggere tutte e due, se le hai sotto mano, oppure non so. Sì, forse ho deciso di leggerne altre due che ho scritto. Va bene. A Cuba, la prima a La Habana, la prima a Santiago de Cuba e la seconda a La Habana. Le leggo velocemente perché so che siamo già un po' in ritardo. E... Leggile bene, non ci corre dietro nessuno. Okay. No. La notizia vera è che c'è un ospite, è tutto improvvisato, però abbiamo qui Damon, che è un amico. Okay. Abbiamo una performance... Venuto a trovarmi la casa editrice dove lavoro, abbiamo anche un pianoforte, è un posto bellissimo. E niente, abbiamo deciso di improvvisare, quindi lui suonerà qualcosa sotto e io leggo queste due poesie cubane. La prima. Ci mette poco il Caribe a sbalordire le pupille, le nuvole sempre di fretta. Lo srotolarsi del cielo blu, le cinture di insicurezze, i viaggi scomodi, il sudore costante, l'oceano gabbia, l'isola esiliata, i versi semplici, qui non si può stare a cesellarli, senza la fissa di scrivere estremi, bucando pedaggi e i caselli sintattici, assolti dalla pigrizia, da questa rivoluzione fatta e infinita. L'amore e la libertà sono le sole cose irrevocabili. Quando se ne persegue una, l'altra viene a mancare. Mi disse un vecchio assetato di rum tra i vicoli rapidi di Santiago, prima che muoiano in mare. Scalciare la vita come puledro che vede la luce, come fiume quando è foce. Raccontarci l'inverosimile dell'amore, l'inverno simile a un letargo. Il sole tropicale a scottare il cuore ostaggio, sorvolare l'oceano delle promesse, poi sconvolgere al termine nell'irripetibile di ogni vita. L'Havana splende dicembre. Gli abaneri assolti dalla pigrizia.
nessuna traccia della fretta milanoide, della perenne noia connecting people, del suo cinismo che c'era la delusione di un cuore che non sa dove riversare tutto quanto l'amore che contiene. A Milano nessuno perde tempo e tutti finiscono per giocarsi. Qui basta una palla, un gradino, una tromba che lacrima note e poi bande di tavole a rotelle e poeti che non hanno perso la voce. Una colla invisibile e obbligata che non li stacca dalla caglia. Pensate se a Newton fosse caduto un cocco in capa. Inspiegabile a noi l'attaccamento al basso, questa devozione verso il fondo. Grazie, poi ti impara a lero, lui è Damon Arapsolgar. Grazie a te, grazie al pianista, grazie a Berta, a Gaia e Mario, naturalmente. È stata una bellissima occasione, naturalmente sarebbe bello parlare per ore, però anche avere dei limiti, insomma, rende tutto più denso e più sintetico. Avremo modo comunque di riascoltarci, perché questa nostra diretta verrà messa sul canale YouTube della Casa della Poesia nella versione italiana e invece nella versione, insomma, linguisticamente in spagnolo, invece sul sito, sul YouTube del canale dell'Istituto Cervantes. Io quindi ringrazio voi, ringrazio gli altri organizzatori di questo festival, che sono Anna Pedroso, i curatori spagnolo, la curatrice cubana Giselle, naturalmente Maria Teresa Iniesta dell'Istituto Cervantes, e Carmen, naturalmente, che sta facendo anche la regia e che ci ha dato, che tanto ha dato questo festival. Bene, saluto tutti e a presto, domani alle 5 della tarde con la ultima tapas de poesia e alle 19 con l'ultima visione contemporanea de poesia, mañana, che è il Dante D, e alle 7.45 per il Dante D sul canale della Casa della Poesia YouTube ci sarà appunto la carrellata di tutti i testi italiani, poi più avanti faremo gli spagnoli e cubani. A presto. Grazie.